ma il ricordo personale è che io ho incontrato tanti uomini di chiesa. Era difficile trovare un uomo con un cuore così grande. Lo dico per esperienza personale, perché quando ero rettore del seminario di Firenze negli anni '80, lui veniva a insegnare morale, si fermava 2 giorni e quindi non soltanto io ho avuto la possibilità di conoscere le sue doti intellettuali, che lui mascherava sempre con qualche battuta, anche ironica, scherzava, ma anche la sua umanità. Dopo un po', per esempio, conosceva tante persone di Firenze, era diventato amico, andavano da lui a consigliarsi, a parlare. Aveva questo afflato, questo intuito verso la povera gente. Se qualcuno aveva bisogno di un prete, di un vescovo, eccetera, in lui trovava sempre un referente puntuale e preciso. Ecco, nella sua lunga anche carriera ecclesiastica, anche passando a responsabilità molto gravi, essere arcivescovo di Milano, che ci può essere di più grande anche in Italia, però sempre lui è rimasto se stesso, non si è mai alterato. Direbbe di lui sicuramente, non so se l'ha detto perché io ero a Fatima in questi giorni, quindi ho seguito poco, era veramente un grande pastore dal profumo delle pecore.